che figo! Ciu-ciu Charles! Che bello! Opila! Opila! Ben ritornati, boys and girls, su Garden of Banban 4! Finalmente siamo nel nuovo capitolo e siamo rincorsi da Subabow, che ci ricordiamo lui c'era nel capitolo precedente, quello che ci ha dato un sacco di noie. Ma non vedo l'ora di farvi vedere tutti i nuovi segreti che ci verranno offerti qui sul nuovo capitolo. Chissà che cosa scopriremo. Io non vedo l'ora di vedere le novità che avranno messo in questo capitolo. Intanto noi con in braccio Pila corriamo. E ragazzi, l'affare che ci insegue qui è una pussy. Non ce la fa a starci dietro, eh. Nell'altro capitolo era un duro, ma guardate, non si vede nemmeno. Uè, Rance, Francesco, endo stai, Rance. E lo arriva piano piano, ma arriva. Oh, secondo me qui ci diranno tutto. Finalmente scopriremo ogni segreto, ogni cosa che non sappiamo finora. Ma adesso la scopriremo sul quarto capitolo di Garden of Banban. Hello me, Francesco, hello me. Vieni, vieni, vieni che non ci passi, eh? È brutto che sei, brutto che sei, brutto, brutto, brutto. Eh? Opilone, vieni con me. Mi sono già fatto il primo pezzo del gioco da solo e ora lo stiamo rifacendo insieme in modo tale da non sbagliare nulla. Così posso farvi vedere tutto subito senza commettere errori stupidi come mio solito. Perché voi sapete che ogni volta io, ragazzi, combino un pasticcio. E invece questa volta voglio fare le cose come si deve, senza sbagli, tutto dritto di fila. Ok, almeno nella parte iniziale. Poi dopo, chi vivrà vedrà. Intanto conto di riuscire a finire per voi il gioco in un video solo. Vediamo se ce la facciamo. Mettete un pollice in su se volete questo. E adesso guardate che cosa succede qui. Guardate chi ci porta a casa qui. Ma certo, qualcuno ci ha portato in una stanza delle interviste. Ascolta, criminale, non far finta di essere svenuto, non funzionerà. Ora sei un prigioniero e farai quello che ti viene detto senza fare domande. Alright? Va bene. La tua prima missione è facile. Io ti faccio delle domande e tu rispondi sì o no. Coi pulsanti a destra e a sinistra. Se sbagli ti scappello, porca miseria. Ti spacco la faccia. Ok? Allora, quello alla destra dice sì, quello alla sinistra dice no. Tutto chiaro, fantastico. Ok, abbiamo capito. Domanda numero uno. Chissà chi è che ci fa queste domande. Qualcuno ha chiuso tutti i criminali nella palude. Chi è? Sei stato tu? Sono stato io. Sempre io sono stato, eh? Sono io che faccio tutte queste. Sono io. Ah, hai risparmiato molto tempo, eh? Secondo voi chi è che ci fa queste domande? Vediamo se lo avete capito. Scrivetelo nei commenti. Ma quella persona non deve essere menzionata ora. Prossima domanda. Hai visto questa persona? Ma certo, Jumbo Josh. L'ho visto. Sono molto amico io di Jumbo Josh. Siamo Pappa e Ciccia, Cool e Camicia. Terza domanda. Hai mai visto questo? Certo, Stinger Flynn. Lo odio, ma l'ho visto. Va bene, va bene. Quarta domanda. Hai visto mai questo tizio? Non l'ho visto mai. E chi è questo? Lo conoscete voi? Questo è il nuovo mostro del nuovo capitolo. Quinta domanda. Hai mai visto questo? Sì, questo è Nub Nub. Certo che l'ho visto, Nub Nub. Nub Nub. Lo conosco molto bene. Ah, questo mi fa venire i brividi. Sesta domanda. Hai visto questo? Sì, circa. Sì e no in realtà, Cioè abbiamo visto la sua palude ma non abbiamo visto lui. Ah, bravo, bravo. Hai detto la verità, mi auguro. Prendi le tue cose e va a fare un bagno. No, ma poi così cattivi. Va bene, ci sta perché qui non è che sono ospitali, Oh, il nostro dronino, che meraviglia. Ma sei tu? Sceriffo, eri tu che mi facevi le domande. Che perdita di tempo, non lavori nemmeno qui. Perché stai interrogando le persone? Cosa ci fai qui, partner? Ma per ora, seguimi. Parleremo di più dentro. Dentro dove, sceriffo? Dove mi porti? Dove mi porti? Che belle chiappe che hai, sceriffo. Po' cucite, ma belle. Stai attento qui, perché è molto fragile. Con le sue chiappe enormi, sceriffo, potrebbe far crollare il ponte. E arriviamo, stiamo per arrivare al punto dove non so più dove devo andare, cosa devo fare, però proverò a stare sul pezzo in ogni caso. Ancora so dove andare, però, Ho voluto fare questa cosa per sapere bene la strada, non fare errori. Benvenuti nel mio regno. Sceriffo, ma com'è sexy lei con questo regno. Mamma mia, sceriffo. Un castello, niente proprio di meno.
con i funghi. Ah, non scelgo io cosa fare con te, partner. Ho bisogno di parlare con la regina. E poi faremo quello che dice lei. Rispettala. Ma la regina è il cangurotto. L'ho vista io da lontano, La regina cangurotto, partner? È la regina il cangurotto? Partner? Non mi risponde più. Partner? Partner? Non ci parla, è una persona discreta. Regina, ma che bella stanza che lei ha qui a sua disposizione. Lei, ma è bruttissima, regina. Sua maestà, ho interrogato il nuovo catturato. Che sono io quello, regina? Oh, è stato sincero da 1 a 10? Porca miseria, siamo stati sincerissimi noi, Regina, 0. No, non parlano molto, penso che vengano dalla superficie. Quindi siamo sottoterra. Beh, è vero, siamo scesi parecchio, Sì. Oh, e ti hanno detto che cosa ci fanno qui? Non me lo hanno detto. Oh, penso di saperlo. Un genitore preoccupato può scoprire un altro genitore preoccupato da 1 miglio di distanza. Quindi anche lei cerca un cucciolo. Ho sentito le urla e il casino da sopra. Stai cercando tuo figlio, non è vero? Allora non lo troverai qui. La maggior parte degli umani hanno smesso di venire in questo piano da un po' di tempo. Ma possiamo aiutarti a tornare nei piani più alti. Ma permetterci prima di presentarci. Io sono Regina Bunselia e io sto saltellando perché lei le piace saltellare. Lui è sceriffo Toadster e lo conosciamo, il protettore della nostra civiltà. Mi scuso perché siamo stati un pochino bruschi con te, ma vedi, è un periodo difficile. Siamo sul bordo del rasoio e sono certo che tu puoi capire, bro. Come va con l'ascensore, sceriffo? Oh, non funziona. È rotto. Ci sono 3 parti mancanti. Ma quanta storia hanno aggiunto? Di solito era molto più snello. Comunque va bene, ci sta. Sa dove sono le parti, sceriffo? Sì, vostra maestà. Prima ero impegnato a cercarle. Allora, nelle prossime ore... Ma non è la nostra guerra questa. Come, mi voleva aiutare nelle prossime ore? Cosa? Sceriffo, accompagnalo e prendi le parti mancanti. Ah, quindi mi aiutano. Ma sua maestà, dovremmo concentrarci a proteggerla. Lo farai. Dura un botto sti dialoghi, ragazzi, sono presi bene. Ma una volta che avrai le parti alla mano, per adesso vai. 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 Andiamo. Andiamo alla stazione. Sceriffo, ma... Cioè, non vorrei fare domande, ma dov'è mio figlio? Perché sono tipo 4 capitoli che lo cerchiamo, vorrei trovarlo, no? Vabbè, non fa... No, no, sto zitto, d'accordo. Andiamo a vedere, andiamo a vedere. Mi, sceriffo! Non gliela faccio più. Ascoltare quello che dici, però. Dice che ci sono i pezzi dell'ascensore, che sono sparsi in giro, ovviamente, ti pare, no? Che sono tutti nello stesso posto. E noi dobbiamo trovarli, sceriffo! Non gliela faccio più! Poi è tutto rosso, mi si tinge la faccia di rosso e c'è Opila. Opila è l'unica gioia, ragazzi. Opila è con me. Opila è io. Troveremo i pezzi dell'ascensore da qualche parte. Per il momento sto cercando tutti questi bigliettini, perché secondo me dobbiamo trovarli tutti per metterli qua dentro. Tanto per cambiare, no? Questo funziona sempre alla stessa maniera. Sceriffo! Io sono arrabbiato però, Sono arrabbiato. Perché non è possibile. Tutto sto pappone mi ha parlato per 1 ora e poi non vieni. Devo trovare io i bigliettini. Rompi palle che sei, Rospo mospo. Vabbè, dovrebbero essere tutti? Questo qua ce ne dovrebbe essere un ultimo? Vedete, ormai non so più dove andare. Zio Peppino, io fino a un pezzo ho provato a fare il bravo. Poi però ho detto, vabbè, a questo punto ci ho preso la mano. E invece no. Finito? Sì, fantastico, fantastico. Allora, abbiamo mosso quello Zebedeo lì. Ciao, che non mi ricordo come si chiamava questo qua. Però aveva un nome, mi ricordo. Tutti a bordo! Sì! Lui manovra l'ascensore, secondo me. Opila viene con noi e viene anche lo sceriffo. Non avevo capito. Allora sono contento. Mi scuso. Perché sono stato aggressivo con la sua panza, signor sceriffo. E invece lei voleva venire con noi. Bravo. Una persona come si deve. Opila! Sì, cosa? Ancora, non parlarmi più.
Capisco che sei confuso, perché quella Geggio con due piedi e io ti stiamo proteggendo un canguro. Me frega nulla però, Ah, sono stato buttato qui come fossi spazzatura, nel freddo, e sono stato promesso la superficie. Non mi interessa, non ti ho chiesto la storia della tua vita. Ma per fartela breve, ecco, fammela breve. Sono stato accettato, ah, che bello, dalla regina. E quindi mi sono dichiarato il protettore della regina. Bravo, bravo, bravo. Bravissimo. Sei proprio bravo. Le persone di buon cuore meritano protezione. Bravo, 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 bravo. Bravo uomo, bravo uomo. Però adesso basta parlare, Bravo. Sì, finito? Oh, un po' di silenzio. Vedi com'è bello. Oh, tre ore parlare. Finito? Lì ancora. Siamo arrivati, partner. Ora facciamolo. Che cosa vuoi fare? Ehi, giù le mani, ranocchio. C'è il tizio sul muro. Potrebbe voler dire che sta in zona. Andiamo, pilone. Vieni con paparino. Opila, a quanto pare, è una specie di peso. Cioè, letteralmente un peso. Cioè, dobbiamo metterlo sulle piattaforme per aprire le porte. E basta. Quello fa. E ho sbagliato qualcosa? Riffo. Ah, giusto, c'è anche la questione del drone. Quanto è complicato. Prossima volta cosa ci mettono? Il drone, l'Opila. Un'altra cosa, lo sceriffo, magari dobbiamo manovrare pure a lui. Posso? Opila! Beh? Oh, che buio. Allora, c'è qualcuno nel buio? Cosa succede? Non lo so, non vedo nulla. Stai lì e non ti muovere. Scoprirò io come aprire le porte. Ma sono rimasto chiuso dentro, sceriffo. Ma è chiuso dentro tu. Qua non ci si può fidare di nessuno, ragazzi. Il più pulito c'ha la rogna. Sono un serpente affamato. Hai cibo? Oh no. C'ho Opila. Vuoi mangiarlo? Ma è lui, è quello nuovo? Zibibino. No, non è. Non lo so se è lui. È lui! È il giullare! Secondo me lui è il giullare. Aprimi, sceriffo! Oh! Aprimi! Preparati a essere ranato. Ma cosa sta succedendo? Cosa gli ha fatto? Cosa cosa gli hai fatto? No, lui era il jester, il giullare. Bitter Giggle. Ah, lo chiamerò Birra Bibbo. Birra Bibbo. Ma lui sa che non siamo nel regno. Forse nel regno non si sarebbe permesso di fare queste cose, Andiamo, Opila. Opila vede nel buio e mi guida. No. So, conosco i miei nemici. Opila vede il pericolo, mi sa. I vent, i condotti di ventilazione sono connessi. Ma cosa c'è gente dentro le ventilazioni? C'è i mostri dentro le... Ho paura io, Vabbè, in teoria Opila dovrebbe vedere se c'è qualcosa dentro. Magari c'è quello di prima dentro i condotti di ventilazione. Opila ha ciucciato. Cioè ha cinguilito. Come si dice? Ha squittato. Oh, ma che verso fanno gli opili? Ha opilato, non lo so. Vai Opila, bravo, tu guida papà. Ha opilato. Vuol dire che la strada è sbagliata se lui opila, Qui? Opili? Qui no. Mi è un casino, raga, qui, Ciuccia paluccia. Qui? Se vado davanti all'evento esce fuori Zibibbo di prima, ragazzi, ci cistura. Siamo tornati indietro. Parli di nuovo tu, allora non posso dire niente io. Non ho capito, parlavo io. Abbiamo preso il pezzo, adesso stiamo tornando, abbiamo messo. Però, cioè, anche un po' meno, perché è un maleducato sto sceriffo, Io voglio dire una cosa, mi deve parlare addosso. E Opila, Opila è il più bello di tutti. Opila! Baby Opila, aia, marcazzozza. Opila! Opila! Non so se avete notato, ma la regina tiene delle scorte di Givanium, che era quella roba per modificare i mostri qui, no? Magari è cattiva alla fine, non credo però, mi sembra una brava guagliona. Magari quei funghi sono cresciuti per il Givanium. Però non è che vuol dire che è cattiva, Secondo me l'unica brava qui potrebbe essere addirittura lei, perché Bam Bam, che diceva di volerci aiutare, alla fine non ci ha aiutato per niente, è stato cattivo. Stinger Flynn è il mastermind dei cattivi. E per non parlare di quell'imbecille di Opila Grande, che ogni volta schiavo degli altri, dice picchialo, va bene, bibi! E fa solo così, Ah, Wanted, Dead or Alive, vedete? Vogliono cacciare i bimberoni. In Bitcoin danno il premio. Vabbè, ci sta, va bene. Così possono non pagare, magari organizzano una truffa. Va bene. Sherry, però anche un po' più in fretta la prossima volta, Che io non devo aspettare a te nell'ascensore, Mettiamo il pezzo di ascensore che abbiamo preso, zio. Dove lo mettiamo? Perfect.
Ah, fatto. Uno di tre. Peppino però, Allora io rimango qua. E da adesso in poi parla la regina quando sei pronto. Allora ve la faccio breve. La regina ci ha chiamato, parlato un casino e mo ci ha mandato a parlare qui. E noi siamo andati a parlare. Guardate che mi trovo a fianco Bam Bam. Ah, la regina ha detto che ci sono nuovi visitatori. Sapevo che saresti stato tu. Tu mi hai tradito, se mi ricordo bene. Ascolta, qualsiasi cosa mi sia successa, ho provato a fare bene per te. Non ero io quello che ti ha fatto male. Sono stato costretto a obbedire senza pensare. Ho provato a comunicare con te da lontano. Ma ora tu sai la motivazione. Ma voglio rimediare. Ma brutto schifoso. Guarda, sta cercando di farci pena. Sta cercando di stregato questo. La regina mi ha messo in una situazione con l'ascensore. E ora sono l'addetto dell'ascensore. Posso aiutarti a trovare i pezzi che ti mancano. Ora devo però riposare un po' e ci incontriamo alla stazione. Ma vai a fa' un bagno, vai. Vabbè, poverino. Lo so che voi ora dite, poverino Bam Bam, poverino Bam Bam. Ma Bam Bam è un zuzzubuzzu, è un ciucciapuccia. Non è bravo, raga, secondo me. Poi magari mi sbaglio, ma secondo me lui non è bravo. Vabbè, qualcuno sta aspettandoci alla cella infine al corridoio. È questa. Chi sarà mai? Stinger Flynn's. Se è Stinger Flynn, l'hanno catturato. Era lui. Eh sì, mi sa che l'hanno catturato, E vedete che è tutto immanettato. Zucca. Forse non dovrei fare lo spaccone. Altri tentacoli liberi. Va bene, sto zitto. Oh, sei tu. Sì, sono io. Ti hanno catturato? Oh, non ti posso fare del male. Sono troppo debole. Zucca. Lui è il peggiore di tutti. Ma non ascoltandomi e andandotene, hai fatto un grave errore. Ma tu volevi ammazzarmi, Ma dopo essere riuscito a controllare Josh, avevi tempo. Dovevi solo farlo arrabbiare. Oh, guarda l'arroganza che hai fatto. Una posizione in cui nessuno di noi due può prendere il bambino. E questo è colpa tua, stupido. Ma scusami, non è che se lo prendevi tu ero più contento, Stupido, meno male che non lo puoi prendere. Ma in ogni caso, ho qualcosa da farti vedere. Non è il pisello, non fare scherzi, brutto, schifoso. Sono sicuro che ne avrai bisogno. Non ho bisogno di vedere niente io. Tieni a posto le tue appendici, Stinger Flynn's. Ma mio figlio qui? Mica scena brutta, cosa è successo? Ah, vi ricordate? Quando c'era quel viaggio in macchina tutto pazzo? Oh, ciao, sei sveglio? Sei uno sleepy pipi. Va bene. Opila! Mi piace! Prendi degli snack! Oh, sono finiti! Ah, mannaggia, ma avete ribaltato la macchina! Vabbè. Ho mangiato i miei nutrienti! Ma che stai a dire? Ma sono impazziti questi! Anch'io, scusa! C'è anche Nabnab, sta mangiando, visto che mangia un cavolo verza! Babab-nab, stupido! Molla il cavolo verza! Beh, non ti piace? Me lo dai? Non lo voglio più, l'hai ciucciato. Scusa, magnatelo temo. Vabbè, grazie. Ho visto la gentilezza mai venire da un ragno prima di ora. Vabbè, se Jumbo Josh fosse qui, avrebbe amato quei vegetali. Il cavolo verza lo amava. Sono contento che lui non ci stia dando la sua presenza irritante. Ma perché lo odi così tanto? È un po' arrabbioso a volte, ma è un bravo guaglione. Sì, abbiamo litigato a volte. Oh, ma cosa sta succedendo? Siete tutti... state trippando? Cosa sta succedendo? Non mi interessa delle emozioni che puoi controllare. La tristezza. E vai a rattristarti fuori dalle palle. Dai! Stupida medusa depressa. Su! Non riesco ad andare avanti, sono triste. Ma forse vogliono scappare anche loro, ma sicuramente. A volte penso di essere condannato per sempre. Oh no! Ognuno di noi aveva dei piani, ma non importano più perché siamo bloccati qui. E siamo nella miseria. Mamma mia! Mamma mia! Stai mangiando la verza? Mangia la verza! La vita è troppo breve per essere triste. Le nostre vite no. Magari vivono per sempre, magari sono tipo dei giocattoli, boh. Oppure sono eterni per quello che gli hanno iniettato, quel Givanium, no? Però avete ribaltato la mano. C'è anche Opila! Opila! Dorme.
Bro? Cosa succede? Stavo guardando Pila. Scusa, mi sono distratto. Però parlate troppo, parlate veramente troppo. Non si può... chi è? Un treno? Ciucciu, chi è? Sapete che ho visto che c'è Ciucciu Charles nel gioco? Seriamente, ho visto un'immagine dove c'era Ciucciu Charles. Forse c'è davvero. Altre creature vivono qui. Potrebbe essere qualunque cosa. È lui, riconosco il Ciucciu. No, che figo! Ciucciu! Ah, aiuto! No! Ma chi è che ha preso? Bamban! Nab Nab si sta imponendo. Che figo, Ciucciu Charles! Che bello! Però è cattivo. Vabbè, ovvio che è cattivo. Era Nab Nab. Però guarda, gli altri lo hanno fermato. Quindi sono amici loro. Un po' dopo, ragazzi, siamo qui. C'è Jumbo Josh che ci vuole dire due parole, secondo me. E lui è simpatico, a me piace. Però non è vero, perché c'è quel guastapeste di Stinger Fling e deve rovinare tutto. Non badate a Bamban che c'ha lo zaino, Stiamo andando. Ah, deve essere una trappola dello sceriffo. Povero Josh. È vero, Josh è un piccolo bambinone. Spacca tutto, ma in fondo è bravo. Beh, tra tutte le persone con cui potevo stare, avrei preferito non essere con Bamban, però, perché non mi sta tanto simpatico, poi è un rompiscatole. È veramente antipatico, poi brutto anche un pochino, puzza, è odioso, Le combinazioni, ragazzi, abbiate pazienza, ma io le ho guardate su internet, ve lo dico pure perché è... Cioè, altrimenti era un bel pasticcio. Sicuramente c'erano da qualche parte scritte, però io non le ho viste. Ci sono due porte. Ok, abbiamo aperto quella di dentro. Dovevamo aprire quella di fuori, però. Bro, e mo? Andare di qua? Un po'. Mamma mia, che brutto buco. Mo ci mancava il jester qui, Jobby di Bobbidi, non mi ricordo come l'ho chiamato, che mi sta accusando che io sono venuto qui per rubare. Non puoi avere la corona? Anzi, puoi avere la corona. Ok. Ma fammi un applauso per il mio poema. Ma vai a fan bagno, vai. Tu e il poema. Guardate che roba c'è qui dentro in questa stanza. Pezzi di... costumi suoi, tipo, no? E sono però parlano anche loro. Cioè, non è lui. Dice tipo, il suo poema. Ma invece guarda il mio trucco di magia. Apriti sesamo. Potrebbe essere utile. Funziona? Bravo, funziona. Mi sono meritato un applauso? Credo che loro vivano un po' per la fama. Sono tipo dei giullari, quindi effettivamente quello che vogliono è essere apprezzati, no? Vi ho risparmiato un pezzetto, raga, ma tutto quello che abbiamo fatto è stato il solito andare in giro col drone, poi fare le cose col drone. Sapete, raga, io... è un po' una rottura, abbastanza una rottura. Ho imparato... Però di base è una bella rottura, quindi vi ho saltato tutto quello. In ogni caso, tutte le parti importanti dove si capiva qualcosa, si parlava con qualcuno, ve le lascerò dentro il video, perché dovete scoprire insieme a me quello che sta succedendo. La parte più bella finora, sicuramente il pezzo dove c'era Ciucciu Charles. Troppo bello quello. Sono contento che ce l'abbiano messo, non so neanche perché. Magari uscirà il capitolo 2 di Ciucciu Charles e ci sarà un pezzettino con Bamban e i suoi amici. Chi è solo e gli hai portato un amico? Ora aspettiamo. A chi dobbiamo aspettare esattamente? Bamban. No, è caduto. Che fail. Doveva essere lui. Dai, no. Corri. Non possiamo rubarsi. Si sta rubando l'aggeggio. Nab Nab delle palle. Ma io non ci posso. Aspettami. Dai, io non lo so, ma è con una miserabile tristezza si è rubato il nostro appendiabiti lì. Maledetto Nab Nab, guarda, stupido che sei, guarda come sgambetta. E io sono lento. E non siete tutti veloci qua, io devo essere l'unico lento. Se sbaglio, fammi concentrare. Ok, mamma mia, ci manca, ok. Ok, l'ha messo al muro. Ti ho aggiustato tante volte, ma sei inaggiustabile. Gli sta facendo la ramanzina, raga. Adesso basta, hai rotto. Non è possibile. No! No! In una lotta. No! Si è trasformato. Quindi è lui! È la stessa cosa. Nab Nab e Devil Ban Nab Nab sono la stessa persona. Allora, tecnicamente si sono accoppati a vicenda. Non credo siano morti, però. C'è del sangue azzurro.
Posso controllarlo, so che posso controllarlo. Intendi la tua trasformazione? Eh? Vai senza di me, ok. Ok. La parte dell'ascensore dovrebbe essere qui. Sì, è qui. Ok, allora la prendiamo. Arrivederci e grazie. Qui c'è qualcosa? Come quella è una stanza segreta, ci deve essere qualcosa imboscato dentro. Però noi abbiamo l'ultimo pezzo dell'ascensore. Ma non è ancora finito sto ascensore. Prego per la salvezza del bambino che stai cercando. E quando lo trovi, posso chiederti un favore? Aie, sentiamo che cosa vuoi. Potresti venire a visitarmi ogni tanto? È stato molto tempo fa che abbiamo avuto un visitatore che non volesse uccidermi. Va bene. Giusto perché lei è una bella cangura, eh? Ma a parte questo non voglio trattenerti più a lungo. Inoltre, sembrerebbe che altri amici sono arrivati. Se tu volessi andare a fargli visita. Amici? Siamo sicuri che sono amici, sì? Neghe, zumba da bazumba, poi mi... Perché qui amico amico poi ti ruba la bici, eh? Come si dice, amici amici ti rubano la bici, eh? Amici del cavolo. Andiamo a vedere chi è che ci viene a fare visita. Se ci capita di trovarli, perché io non è che voglio andare a cercare il pelo nell'uovo. Voglio vedere il finale. Quello mi intriga, voglio scoprire cosa succede. Infatti non si smetto di giocarci, voglio arrivare alla fine. In teoria non dovrebbe mancare molto, a giudicare dalla durata. Qui non c'è nessuno. Sarà qui. Per forza. Sì. Opila! Opila! I criminali numero 3 e 4, gli uccelli. Porca zozza, brutti delinquenti che non siete altro. Eh? Ora sono contenuti con sicurezza. Meno male perché quelli sono due duri, ragazzi miei. Sono territoriali. Lo so, Ma se stai lontano dalla cella non ti fanno niente. E io perché ci sto entrando? Sceriffo, mi avete detto di venire a fargli visita. Vabbè, sembra che stiano cercando qualcosa. Ma certo, cercano l'opilino. Poverini. Adesso glielo dovremmo restituire. Sarebbe giusto. Sarebbe la cosa giusta da fare. Ti aggiorno dopo, va bene, grazie. Ma guarda lì là, poverini. Il papà e la mamma. Però non possiamo entrare. Ah, è vero, bambalena. Balenga, in Sardegna si dice balengo, vuol dire tipo stupido, credo, spero non voglia dire niente di peggio. In ogni caso bambalenga lì, è una rotta di palle quella, la maestra, sì, estremamente ostile. Parlava di studenti che non c'erano più nella sua classe, sì, è vero. Che rottura, mamma mia, una matta. Mi ha cercato di fuggire molte volte, ma sembrerebbe che finalmente abbia rinunciato. Fa anche un po' pena, vedete, triste, lì in un angolo. Abbiamo provato a darle degli oggetti per calmarla. Sembrerebbe che questi birilli l'aiutino. Mi ricordo perché erano allievi della sua classe i birilli, vi ricordate? Poverina. Siede nell'angolo e dice, non posso arrivare in ritardo. Poverina. Fa un po' pena, E vabbè. Jumbo, guarda come l'hanno bloccato, con tutte le manette giganti. Ma anche lui è incontenibile, ragazzi. Il gorilla verde. Porca zozza. Lui è un po' incontrollabile perché fa quello che vuole. E infatti eccolo qua, pronto. E ride. Pisello, secondo me c'è una boss fight, ragazzi. E infatti, lo sapevo io, era la stanza giusta. Che cos'è? Uno zozzone. Mamma mia, sensazione, un volpone! Questo è il terzo tentativo di ammazzare lui. Ma lui è un gran pezzente e mi vuole fare il culo. Porca zozza, che rottura, raga. Mamma mia. Bisogna farlo sbattere, capito? Però è difficile perché quello là fa quello che vuole. Dai! Oh, dimmi che lo va. Dimmi. Ma che? Oh, aspetta. Porca zozza, guarda che non ci riesco, guarda che non ci riesco, perché evitarlo ancora si fa. Però non si può ottenere, perché va dove vuole e poi questi pulsanti si refresciano. Sto sgabbiando, ma porca zozza. Oh, dai, basta. Vieni qua, basta però, quanto volevi rimanere in giro ancora? Basta, è giusto che sei morto, è impossibile stare, adesso demando di vedere il finale. Fatemi vedere il finale, sono curioso, voglio scoprire. Com'è che si chiamava sto zibibbo?
Killis Kittisaurus, bello, mi piace, andiamo avanti. Come un insetto da schiacciare, ma ti schiaccio io, ti schiacciassi tu madre. Eh? Non ti mentirò, il dinosauro doveva ucciderti. Ah, e invece non c'è riuscito, eh? Ti dirò una battuta, ma voi umani non le capite mai. Ma stai zitto, ma tu non capisci. Eh? Le persone più vicine mi hanno negato quello che dovevo fare. Le persone geneticamente programmate per ridere ai miei scherzi. Cioè lui voleva delle persone che ridessero sempre ai suoi scherzi, alle sue battute. Vabbè. Me ne frega nulla, puoi smettere di parlare e farmi andare, perché sono veramente voglioso di vedere il finale. Ma proprio tanto voglio, sono proprio sgabbiante di vedere il finale, ok? Mi sembro cieco, non riesco a star fermo perché devo vedere il finale. Oh, ma adesso senti qua, perché ho capito il vero segreto per essere quello che fa gli scherzi e le battute più belle del mondo. Va bene, dimmi. Io sono quello che fa le battute più belle del mondo. E nessuno è meglio di me. Va bene. Tutto quello che vuoi, a me basta che mi fai andare via, eh. Ma se lo sceriffo è occupato è grazie a te. E io potrò raggiungere la regina. No! Vuole fare male alla cungurotta? Eh? Ora andrò. Perché, diversamente da te, il mio percorso non è mai stato più chiaro. Ma vaffa un bagno, brutto schifo. Mi sta prendendo pure in giro perché non so dove andare. Ogni volta mi perdo. Eh? Brutto zozzo, ignorante. Posso uscire? Ah, dai. Per favore, almeno il drone collaborasse, che qui ogni volta vado a imparare a lui. Grazie. Regina! Cangura! Eccomi qua! Sono arrivato in tempo. Oh no, c'è il suo Kittisaurus della mazza, è lui. Maledetto, ti do una panata in testa. Sua maestà, sono finalmente arrivato a quello che dovevo essere e sono pronto a dire le mie migliori battute. Questa è la mia migliore battuta di sempre. Ti ordino di andartene e di non dire le tue battute, ma fagliela dire. Ehi, la cangura è scesa dal trono tutta arrabbiata. Cosa è successo? Ha rotto il barile? Guarda quello che hai fatto, Zibibbo. Guarda! Cosa fa? No, ma che è? Opil, super Opila! Oh, crescono così in fretta! Ma è una lotta ora? Ma ora verrà schiacciato dal mio Kittisaurus! Che bella lotta pazza! Ho seguito ogni tuo ordine! Perché non mi dai soddisfazione un'altra volta? Voglio solo farti ridere, regina! Pazzo questo, scoppiato proprio in testa. Ma il nostro figlio dov'è? Dovremmo stare cercando il nostro figlio, No? No, se no, a voi non interessa, a me che film me ne importa. A me non me ne importa proprio. Va bene, così? Lasciamo il bambino dove sta? Se ne torniamo a casa? Portiamo la cangura? Ma sì! Andiamo a zompettanti sopra la schiena della cangura. E dici sta battuta? Mamma mia, che ti abbiamo pregato di non dirla, la vuoi dire uguale? Dilla! Dilla! Sua Altezza, dica! Che cosa? Che cosa dice il conduttore del treno al canguro? Ah. Salta su. Salta su. Capito? Perché il canguro salta, però salta su sul treno. Era orribile! Concordo. Che schifo di battuto un'ora, poi per dirla. Oh! È la Madonna! Che cazzo? Ma la cangura si è ingrifata. Cosa succede? Tutti i monelli stanno scappando. Ma cosa vuol dire? Ma la mamma cangura, devo lasciarla lì. Eh? Ma sta scappando il jester imbecille che ha creato tutto questo. Ma non ho capito, cioè quando racconti le barzellette a un canguro esplode in un raggio mortale? Ma lui ci sta inseguendo, non ho capito, sto scappando. Mi sa di sì, sono abbastanza convinto che sto scappando. Ok, pensavo stesse andando per la sua strada, ma invece no, voleva... Au! Ma... Ah! Brutto! Tranquillo, strombolo Atsu. Non ti preoccupare, hai acchiappato questo qua, gli altri sono scappati. Non ti preoccupare, non fa nulla. Le cose che lui sa saranno sicuramente utili. Ora, se riusciremo a scendere vivi, troveremo lo scettro della regina. L'unica cosa che può fermare questa follia. Ok, finisce così. Chi è stato a fare shh? Uè, chi è? Fine così. Ma porca zozza, ma io non ci posso credere, raga. Finisce così. Pazzesco. Cioè, noi abbiamo trovato la fine, ma non ci ha detto dove è nostro figlio. Adesso vedremo cosa succede nel successivo Garden of Baban 5 o 6. Quanto siamo? Fatemi sapere se voi avete capito qualcosa che a me è sfuggito. Per oggi ci salutiamo e Lion out.